Buonasera. Buonasera. Questo è il secondo appuntamento di quest'anno del Circolo Letterario di Storia Nord Caffè. Parliamo di immigrazione. Il titolo è, mi fregio di ricordarvelo perché l'ho inventato io, Immigrazione dintorni, quello che gli altri non dicono. Stasera ascolterete delle cose che abitualmente non sentite nei canali generalisti. Ci saranno interventi illustri e poi saranno presentati di volta in volta, persone che parleranno, chiedo a tutti di contenere tutto in un intervento di massimo 10 minuti, perché poi probabilmente ci saranno delle domande, quindi cerchiamo di parlare un po' tutti, ci sono anche altre presenze. Noi di solito nello Storia Nord Caffè siamo abituati a salutare gli ospiti che sono venuti a trovarci per la prima volta. Io inizierei rigorosamente in ordine alfabetico. Detto questo, io invito qui a parlare Giuseppe Bea della Confederazione Nazionale Artigianato Piccole e Medie Imprese. Parlare di immigrazione non è semplice, perché le tematiche sono tante, gli aspetti da affrontare sono innumerevoli. Io, per l'attività così professionale, per il ruolo che riveste all'interno della Confederazione Nazionale, mi occupo in modo particolare della imprenditoria degli immigrati, che è un aspetto, uno degli aspetti del mondo migratorio, ma forse uno degli aspetti più interessanti e anche abbastanza innovativi dei percorsi migratori. Oggi la popolazione migrante assomma, se non sbaglio, a oltre 200 milioni. Tale, diciamo, la platea di soggetti che si muovono nel mondo. Il nostro paese, sapete bene, è uno dei paesi ormai a più alta presenza migratoria, perché con i suoi 5 milioni di cittadini stranieri sta salendo così le vette anche dei paesi a forte immigrazione, dopo che siamo stati un grande paese emigratorio. Ci sono 250.000 le imprese dei cittadini stranieri nel nostro paese, imprese che sono al 50% imprese artigiane e al 50% imprese commerciali, e hanno in moltissimi ambiti coperto settori produttivi che venivano via via lasciati dai piccoli imprenditori italiani per una serie di motivi. Tanti sono i motivi. Il primo è che la trasmissione di impresa all'interno appunto delle aziende italiane, soprattutto di piccole dimensioni, è difficile, perché molto spesso i figli non vogliono fare il lavoro dei padri a livello appunto di piccole imprese artigiane. Quindi questa difficoltà anche a tramandare l'attività ai figli è uno dei problemi che ha rischiato in alcuni settori di depauperare un grande patrimonio di attività. Pensiamo ad esempio nei settori dei servizi alla persona, o nei settori nel campo dell'edilizia, o nel campo della riparazione, nel campo dell'acconciatura, dell'estetica. Sempre più noi troviamo che questi lavori, dal punto di vista artigiano, sono svolti da cittadini stranieri, ma anche nel campo commerciale, se pensiamo alle realtà che si muovono appunto nell'ortofrutta, nella vendita, nel commercio al dettaglio e via via. Perché le imprese italiane decrescono, mentre le imprese straniere mantengono e crescono. Questo anche per un modo molto specifico, perché hanno una capacità di resistenza maggiore, anche perché riescono a supplire le difficoltà di accesso al credito attraverso anche una grande possibilità di rapporto all'interno delle loro comunità, e spesso sono finanziati dalle stesse comunità, quindi c'è una grande partecipazione anche, diciamo così, al rischio di impresa complessiva. È precisa. Grazie dottor Bea. Chiamo l'avvocatessa, la collega. Sicuramente insomma, il dottor Bea ci ha dato una panoramica molto esauriente. Io nello specifico direi di essere portavoce della comunità cinese in Italia.
Ma come ben sapete, è una comunità abbastanza numerosa, terza nella classifica. Siamo la prima ondata di cinesi, quindi immigrati, più o meno negli anni 70-80. Io con la mia famiglia personalmente sono venuta negli anni 80. Era l'ultimo anno in cui si poteva insomma nascere con una famiglia di famiglia numerosa, perché dopo il 78 in pratica c'è stata la politica di un figlio. Tutti mi fanno questa domanda: ma se ti senti più cinese o più italiana? Io mi sento internazionale. Ormai non esistono più le barriere culturali, linguistiche. Beh, l'Europa è molto sfaccettata, nel senso che sono 27 paesi, ma ogni paese ha una sua cultura, una sua storia e una lingua. La settimana è stato ufficialmente accolto l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica Popolare Cinese, Xi Jinping, che in realtà noi sapevamo benissimo che già da 2 anni fa lui sarebbe stato alla guida. Insomma, qua c'è veramente molta differenza rispetto all'Italia, che un governo rimane solo per pochi mesi, purtroppo, no? Allora, per ignoranza molti italiani pensano che la comunità cinese sia molto chiusa. Io non parlerei di questo. Questo per dirvi che in momenti particolari della storia, se l'Italia, per esempio, non era tanto preparata all'immigrazione, quindi a questa multietnicità, che invece in altri paesi come l'America, ricordiamo, anche l'Italia ha vissuto queste esperienze, cioè quando ci sono state le 2 guerre, eccetera, e insomma c'era la povertà, molti italiani sono dovuti emigrare all'estero, tra cui l'America, perché era visto come un paradiso. Oggi invece la sfaccettatura è molto cambiata, sia come l'Italia, cioè non è più un'Italia, cioè, vista da sola, ma con l'era della globalizzazione, ovviamente, non possiamo stare indietro. La multietnicità, io direi, che è una ricchezza dell'Italia, un segno di fiducia, e al mio, o come altri, di ruolo di ponte culturale, sociale e economico in questo paese. Proseguiamo con il mio grande amico Franco Pittau, coordinatore del dossier statistico di immigrazione della Caritas Migrantes. Io vi presenterò l'immigrazione con il gioco della tombola. Non l'avevo mai fatto neppure io. Questo è il riassunto di quello che vi dirò, vedete? C'è meno di 10, 20, 30, 40, 50. Però faccio questo molto volentieri, perché penso che un po' di ironia, un po' di gioco possa aiutarci a conoscere meglio le cose serie, come hanno già invitato a fare gli altri relatori, e poi come continuerà a ronda. Allora, meno di 10, che sia meno di 10? Il numero degli imprenditori, che incidono per meno del 10%, come anche il numero degli studenti universitari. Noi all'università abbiamo il 4% degli studenti, questo è un numero molto basso. Poi 8, che è ancora meno di 10. Cos'è 8? 8 è l'incidenza dei cittadini stranieri che ci sono nel nostro paese, quelli irregolari. Gli irregolari io non li conosco, non li conosce nessuno, parliamo dei regolari, no? Per ogni 100 persone che incontriamo, che 13-14 siano cittadini stranieri. È una cosa impressionante. Non so se a voi sia capitato la mattina di andare presto e prendere un treno, chi c'è di più? Dei cittadini stranieri. Oppure la sera, chi c'è? Oppure la domenica, quando noi andiamo in macchina, vedete le fermate degli autobus, chi c'è? I cittadini stranieri. Quindi 8 su 100 che abitano in Italia. Però 8 su 100 sono anche i cittadini stranieri che partecipano a un matrimonio misto, come ci diceva Li Fang, che sono la frontiera più aperta al futuro. Allora, arriviamo a 10. 10 cosa sono? Romulo mi ha suggerito di dire che 10 milioni sono i filippini all'estero e che incidono per il 10% sulla popolazione filippina. L'amico nostro sindacalista mi ha suggerito di dire che ogni 10 iscritti ai sindacati c'è un cittadino straniero. Sono questi 5 milioni di immigrati che sono venuti in Italia, che noi dobbiamo amare tanto, come Li Fang, come Romulo, come la Susanna che viene da Budapest, che amano tanto l'Italia e però non sono ripagati.
questa è la peggiore politica che possiamo fare. Grazie. Io sono a Filippino e sono qui dell'84, quindi dall'84 fino adesso è una lunga storia. Se qualcuno ha, deve fare un libro sulla mia vita, cioè suggerirei un titolo tipo Da clandestino a consigliere comunale. Cioè proprio, cioè, proprio adesso che il governo italiano dichiara che la clandestinità è un reato, cioè voglio far vedere a loro che io ero e sono stato clandestino per ben 4 anni. Ho avuto l'esperienza di un raid della polizia dentro un ristorante dove lavoravo, perché facevo anche il cameriere negli anni, primi anni 80, e per ben 2 ore sono rimasto attaccato nel palo del soffitto del bagno. Cioè, un povero clandestino che non si deve far vedere, però c'è laureato di psicologia nell'Università di Santo Tomas, avevo 21 anni, con la grande voglia di conoscere il mondo sono venuto in Italia. Questo è il mio sogno e concludo con l'aiuto di voi, che magari all'indomani possiamo anche parlare del diritto di voto per i nuovi cittadini e il diritto di voto anche per gli immigrati che di anni hanno già contribuito alla vita, alla società e all'economia del paese. Grazie. Brevemente, prendendo anche io i miei 10 minuti, volevo presentarvi questi due libri, uno è il glossario di immigrazione e asilo e l'altro immigrazione, rifugiati, normative, istituzioni e competenze. Sono due libri della Caritas, che la Caritas, il dossier statistico, ha elaborato, e sono due libri molto importanti perché simbolicamente rappresentano l'aggancio che attualmente dobbiamo manca nella nostra normativa. Il primo è la parola. La parola è abbastanza fondativa all'interno del nostro linguaggio e spesso non ci rendiamo conto. L'ingresso degli immigrati sta facendo evolvere sia la normativa che la parola. Ecco perché c'è questo lavoro emerito che è stato fatto da parte della Caritas. Faccio un esempio giuridico. Guardate come può essere importante la parola e può essere condizionante. Tempo fa è stato fatto un esperimento, è stato fatto vedere a un gruppo di persone un incidente automobilistico. Poi le persone sono state divise, una parte è stata detto a che velocità andavano le due macchine quando si sono scontrate e all'altra parte è stato chiesto a che velocità andavano le due macchine quando si sono schiantate. Le persone ovviamente hanno risposto in maniera diversa, cioè quelli che hanno sentito la parola scontrate hanno detto una certa velocità, quelli che hanno sentito la parola schiantate hanno detto una velocità più elevata. Perché? Perché la parola molte volte ha anche un effetto condizionante. Ecco perché molte volte usare la terminologia giusta, e questo è un'esigenza importante, soprattutto di fronte a un mondo che sta diventando multietnico, comincia a diventare una necessità. Questo per quanto riguarda la parola. Per quanto riguarda invece la normativa, chiaramente l'ingresso degli immigrati ha portato a uno stravolgimento della normativa, cioè la normativa comincia a evolversi. Comincia a trovare delle vacatio che non aveva, che prima o che ne aveva ma in parte. E quindi chiaramente la normativa comincia a mostrare segni di cedimento. Questo della parola e questa della normativa in realtà introducono un elemento che in Italia, ma anche negli altri paesi, ma in Italia in maniera anche più forte, è un elemento molto importante, quello della disgregazione sociale. Le persone ormai si uniscono per corporazioni e anche l'immigrato è una corporazione, cioè da una parte ci sono gli immigrati, ci stanno le imprese immigrate, ci stanno i lavoratori immigrati, ci stanno le problematiche immigrate, cioè quasi una teoria che diciamo gli studiosi, i giuridici chiamano del doppio binario, cioè da una parte c'è una normativa italiana, dall'altra parte c'è una normativa quella dell'immigrazione che ha meno tutele ovviamente. E questo sta rappresentando adesso il grande problema di questo Stato, cioè venir meno di quella politica e quella normativa che abbia un carattere omogeneo.
Voglio chiudere con una poesia di Bertolt Brecht. Ma quella poesia dice così: prima di tutto vennero a prendere i zingari e fui contento perché rubacchiavano. Poi vennero a prendere gli ebrei e stetti zitto perché mi stavano antipatici. Poi vennero a prendere gli omosessuali e fui sollevato perché erano fastidiosi. Poi vennero a prendere i comunisti e io non dissi nulla perché non ero comunista. Un giorno vennero a prendere me e non c'era rimasto nessuno a protestare.